Siamo in onda con ANG in Radio Lazio, Young Radio for Young People. Italia-Brasile, una gioiosa partita di vita, a cura di Ilaria Valenti. Essere adottati, non mantenere legami con la propria provenienza e trovarsi distanti migliaia di chilometri dal proprio paese di provenienza può diventare, per chi vive questa condizione ed ha anche la pelle di colore diverso, motivo di disadattamento. Esiste però anche chi sa evitare questi coni d'ombra esistenziali e che, abituandosi a vivere lontano da casa, riesce a trovare nell'amore della famiglia che lo accoglie e nella nuova comunità in cui cresce gli spazi per coltivare i sogni e le speranze di cui ha bisogno. Abbiamo incontrato Pedro che, nato in Brasile, ora vive in provincia di Roma. È stato facile per te accogliere la nostra cultura e il nostro modo di vivere? Allora, in realtà è indirettamente più facile rispetto a chi si trova a dover venire qua in Italia un pochino più grande, a un'età più adulta, quindi essendo già abituato a una cultura propria della propria nazione, mentre per me, che sono venuto qua giovanissimo, da piccolo a 6 anni, è stato molto più facile, diciamo che ho preso velocemente la cultura italiana su di me e anche, diciamo, diversi aspetti proprio intrinsechi proprio del vivere come italiano. Ti trovi in Italia perché dal Brasile i tuoi sono emigrati oppure per altre ragioni? Io sono stato adottato, i miei lavorano entrambi qui ma già da diversi anni, mio padre è romano, mia madre è umbra, quindi non ho avuto, diciamo, questo spostamento dovuto a questioni lavorative. Il fatto di essere stato adottato ti ha creato problemi di adattamento o di discriminazione qui in Italia? Allora, diciamo che quando ero piccolo io era un periodo abbastanza particolare, anche se diciamo che questo fermento razziale era rivolto ai tempi, mi ricordo, più verso i rumeni che verso noi ragazzi comunque di colore, perché diciamo che negli anni, cambiando eccetera, si è sempre riscontrato un problema pian piano di xenofobia verso prima una tipologia di cultura, poi verso un'altra, però io non l'ho vissuta male, non ho avuto, diciamo, un periodo chissà quanto difficile. Ovviamente, come in ogni luogo, in ogni situazione, puoi trovare quello ignorante di cultura ignorante o con un passato da ignoranti, e questo è. Dalle circostanze negative che, come hai detto tu, le persone ignoranti purtroppo creano, ti ha aiutato ad uscire anche la tua ragazza? Sì, diciamo sì, ho trovato la mia anima gemella qua in Italia e niente, questo. La facciamo presentare? Io sono Lavinia e niente, io sono italiana, sì, vivo alla Dispoli, ci siamo conosciuti là infatti. Vi siete conosciuti a scuola? No, ci siamo conosciuti perché hai avuto il coraggio di venirmi a parlare. Oggi Pedro ha 22 anni e da 16 vivi in Italia, che progetti hai per il futuro? Allora, diciamo che io sono stato da sempre indirizzato nell'ambito artistico. Il problema reale qua in Italia dell'ambito artistico è che a lavorare purtroppo sono sempre le stesse persone, che sia in TV, che sia in teatro, che sia in qualunque sbocco artistico tu voglia provare a emergere. Quindi cercherò, penso più che altro, di andare all'estero, Londra con delle basi buone di musical, una Francia con la drammaturgia, in America. Penso che sì, di spostarmi. Più là mi vorrei spostare, avere un percorso mio artistico all'estero per poi forse ritornare con una base più forte eccetera anche qua in Italia. E tu Lavinia, che fai se lui va all'estero? Lo seguo. E invece ora in cosa sei occupata? Io faccio l'università, studio lingue e poi faccio la babysitter e un corso di teatro ai bambini. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Volete salutare i nostri ascoltatori? Allora ciao, ANG Radio Lazio. Young Radio for Young people. Origini e culture diverse possono trovare sempre e comunque denominatori comuni su cui fondare legami. Il colore della pelle, la provenienza da altri mondi, le differenze linguistiche e le abitudini differenti possono diventare terreno per sperimentare accoglienza e condivisione. Quando poi c'è la gioia di stare insieme e la progettualità per un futuro migliore, emergono fattori importanti come la positività e l'energia. Due elementi che non devono mancare mai, soprattutto quando, a 20 anni, si hanno desideri e speranze per quel mondo migliore in cui tutti dobbiamo impegnarci a credere ogni giorno. Ilaria Valenti, ANG in Radio Lazio, Young Radio for Young People.